Questa mia inquietudine mi fa girare per casa come un animale in gabbia. La solitudine mi ferisce. Ecco, l'ho detto. In tempi normali non vedevo l'ora di stare da solo, di chiudermi a riccio nei miei pensieri, ma adesso che lo posso fare, vorrei davanti a me tutte le persone che mi vogliono bene, tutti quelli che mi hanno amato, come un muro, per impedirmi di vedere oltre. Voglio abbracciarvi tutti. Voglio sentire una carezza sul mio volto. Mi spaventa non avere nessuno con cui confidarmi, nessuno da amare, nessuno con cui condividere le mie paure. Io sono forte, me lo dico sempre. L'ho detto talmente tante volte che ho iniziato a crederci. Cosa posso fare altrimenti? Non posso mica andare là fuori e farmi vedere fragile. Il mondo ti mangia vivo, ti divora e poi ti sputa. Non puoi mica far vedere le tue fragilità nella vita reale, quella è la giungla. Il passato non mi manca. Non mi manca quel formicolare narcisistico, compulsivo e consumistico. Non mi manca lo smog, il traffico, le chiacchiere d'aperitivo, le serate a cui devi andare per forza perché devi farti vedere, fa parte del lavoro, sto cazzo. Ecco cosa dovrei farvi vedere. Non mi mancano le ansie da prestazione, la paura di essere giudicato. Non mi mancano i falsi cortesi, i gelosi, gli invidiosi, gli stupidi, gli ipocriti. Non mi manca la moda, l'apparire, il dimostrare. Che noia. Andrà tutto bene un cazzo, non vediamo l'ora di tornare a nasconderci dietro quelle maschere di finti sorrisi. Andrà tutto bene. Fino ad ora abbiamo fatto un po' schifo, soprattutto negli ultimi 20 anni. Ci siamo strafogati di cibo, riempiti le tasche di cose inutili e adesso che facciamo? Ci facciamo le seghe davanti a Pornhub. Quindi puntatevelo addosso quel dito da rimprovero oppure ficcatevelo su per... Basta. Non farò niente. Fisserò il vuoto disteso per terra e sarò orgoglioso di non aver fatto niente. Sarò orgoglioso di essere rimasto ad aspettare l'anno zero con i miei pensieri e di essermi tolto di dosso tutta la società, tutto il superfluo e tutte le paure.